a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What a Hit in a Day. Siamo al numero 22, se vi siete persi tutti gli altri vi lascio sempre qui cliccando sulla i tutta la playlist dei miei What a Hit in a Day. Quindi iniziamo subito dalla colazione. Oggi ho deciso di preparare questi toast che, oltre ad essere buonissimi, sono anche molto belli da vedere, ti danno proprio quella voglia di alzarti la mattina. Allora, prima di tutto ho riscaldato i toast, li ho lasciati un pochettino raffreddare, poi ci ho messo sopra dello yogurt di soia. Potete metterci lo yogurt che più preferite, quello al cocco è proprio la fine del mondo, quindi se trovate quello al cocco metteteci quello. Poi su uno ci ho messo della marmellata di frutti di bosco Ribes, mentre sull'altro ho messo more, lamponi e sempre mandorle pelate, che danno sempre quel tocco in più e anche tanta tanta carica la mattina. Invece ho deciso di preparare la pasta con le verdure, quindi un mix di verdure tra cui peperone rosso, melanzane, zucchine, pomodori, quello che più preferite, potete mettere veramente tutto quello che volete. Io ho cotto tutte queste verdure in padella con un po' di olio e un po' di cipolla. Se non le volete far soffriggere, mettetele in forno. Cuocendole in forno, diciamo, viene un po' tutto più asciutto, un po' più leggero, altrimenti fate come ho fatto io. Quindi ripeto, un po' di olio, un po' di cipolla e poi ci ho messo tutte le verdure a cuocere a fuoco inizialmente alto, poi quando si saranno un pochettino cotte vado ad aggiungerci un bicchiere di acqua e faccio cuocere con coperchio per una mezz'oretta circa. Alla fine ci aggiungo le olive nere e poi semplicemente vado a cuocere la pasta e la vado ad unire alle verdure, e questo è quello che ho mangiato. Ecco, oggi ho deciso di mangiare questi biscotti al cacao e alle nocciole. Questi sono vegan, vi ho fatto tanto tempo fa la ricetta, ve la metto sempre qui, altrimenti sul mio blog trovate un'altra ricetta che è ancora più facile, vi lascio tutte le informazioni giù nell'info box. Mentre per quanto riguarda la cena, oggi ho deciso di provare questi pranti al vapore della Valfrutta. Questa è quinoa con riso rosso e olive verdi. Va semplicemente messo in pentola e riscaldato 2-3 minuti, non c'è bisogno di olio, di niente, proprio così. È molto molto leggero e anche molto buono. Poi nella stessa pentola ci vado a mettere un po' di olio di cocco e vado a soffriggere, diciamo, queste polpettine vegetali che ho trovato all'Eurospin. Anche queste, devo dire la verità, sono molto buone, secondo me sono ottime nel sugo più che altro, però comunque erano abbastanza buone. E questa è stata la mia cena. Niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti like, lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere quale tra questi piatti vi è piaciuto di più. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!